George Orwell è uno degli autori più importanti della letteratura inglese ed è anche uno degli autori che i professori chiedono più spesso quando interrogano. Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare un video al suo stile e alle sue opere e di dedicare questo video a una delle sue opere più importanti, La fattoria degli animali. Saltiamo tutta la simbologia e andiamo subito alla trama, perché la spiegazione la vedremo in seguito. La fattoria degli animali narra appunto degli avvenimenti che accadono all'interno di una fattoria in Inghilterra nei primi decenni del Novecento. Qui un vecchio maiale, detto vecchio maggiore, sta per morire e in punto di morte confida ai suoi animali che il suo sogno è di vedere la fattoria padronale trasformata. Egli infatti sogna l'animalismo, ossia una fattoria che diventi proprio fattoria degli animali, comandata da loro, senza l'aiuto del fattore. Il fattore infatti in questo momento non sta facendo un buon lavoro, sta trascurando tutta la fattoria ed è per questo che quando pochi giorni dopo vecchio maggiore muore, gli animali trovano il coraggio di ribellarsi e di prendere il comando. Non prendono però il comando tutti insieme, a prendere il comando sono soprattutto i maiali, che sono i più intelligenti, e fra loro spiccano Palla di Neve e Napoleon. Sono proprio Palla di Neve e Napoleon a capeggiare questo nuovo movimento e a fare in modo che nel momento in cui il fattore cerca di prendere di nuovo possesso della sua fattoria non ci riesca. I due però non vanno d'accordo perché intendono l'animalismo in modo diverso e quindi si scontrano. Questo scontro si concluderà nel momento in cui Napoleon, grazie all'aiuto dei cani da guardia, riuscirà ad avere la meglio e ad esiliare Palla di Neve. A questo punto iniziano tutta una serie di episodi in cui il lettore si rende conto che quello che sta accadendo è praticamente l'instaurazione di un vero e proprio regime. Napoleon è il capo, i maiali vivono nella casa padronale dicendo di condurre una vita molto triste e molto grama, mentre tutti gli altri animali invece hanno una bella vita. In realtà non è così, i maiali vivono in mezzo agli agi e tutti gli altri animali lavorano fortemente. Ci sono quindi vari episodi che ci fanno capire ancora meglio questa cosa e tra questo devi ricordarti che a un certo punto gli animali trovano il mulino che avevano iniziato a costruire distrutto. A distruggere il mulino è stato un temporale, ma Napoleon per consolidare il proprio potere dirà che è tutta colpa di Palla di Neve. Beh, la storia va avanti un po' su questo tono finché ad un certo punto ci rendiamo conto che i maiali sono diventati tali e quali agli uomini. E come ce ne rendiamo conto? Beh, è molto semplice. Una sera gli animali, attratti dal chiasso che arriva dalla casa padronale, si avvicinano e si affacciano non visti. Quello che vedono è sconvolgente, cioè una cena tra gli uomini e i maiali in cui non vi è più alcuna differenza fra queste due specie, che anzi si complimentano l'un l'altra. E la scoperta più deprimente di tutte è il fatto che alla fine Napoleon dice che la fattoria presto tornerà a chiamarsi fattoria padronale, così come era all'inizio. Beh, certo, raccontata così sembra una favoletta per bambini. In realtà quello che Orwell fa è un durissimo attacco all'ideologia del comunismo e in generale a tutte le ideologie che sono alla base dei totalitarismi. Infatti ogni personaggio ed ogni evento all'interno di questo romanzo ha un suo specifico significato. Noi non li vedremo tutti per ragioni di tempo, vedremo solamente i più importanti. E per prima cosa comincia col ricordarti che il vecchio maggiore e la sua idea dell'animalismo altri non sono se non il comunismo e un misto tra due personaggi storici importanti che sono Marx e Lenin. Perché? Perché effettivamente il vecchio maggiore da una parte è un po' il teorico della rivoluzione e dall'altra, a differenza di Lenin, morirà prima dei fatti, cioè prima della rivoluzione, mentre Lenin alla rivoluzione d'ottobre partecipa. E poi che cosa diciamo degli altri personaggi? Vediamo Palla di Neve, che è un po' incarna un po' un'idea di comunismo più pura e quindi molti hanno rivisto in lui Trotsky, e invece Napoleon è proprio Stalin e quindi tutta la deriva che dal concetto di comunismo ha portato a quella che è stata una vera e propria dittatura.
Ci sono molte altre analogie di tutti gli altri personaggi del libro, però ce ne sono due su cui vogliamo mettere un accento, infine. E questi sono i cani, di cui si serve Napoleon nel momento in cui vuole prendere il potere, e quindi i cani rappresentano una delle basi di tutti i vari regimi, ossia la gendarmeria, la polizia e quindi la violenza con cui si riesce a cambiare una società con la forza, e dall'altra le pecore, ossia tutta quella parte di popolo che si lascia convincere di qualunque cosa senza pensare. E con questo ti salutiamo.